Buonasera a tutti! Mamma, quanti siete, quanti siete! Quanti siete? Beh, quanti siete? Assai, che un numero assai! Allora, facciamo una cosa, solo le donne, un applauso, dai! ...847... Adesso un applauso agli uomini che ce l'hanno piccolo! Ragazzi, pur con entusiasmo, eh? Se c'è un problema, stati zitti, vabbè. Piuttosto un applauso a quelli che vedono Mudù. E queste sono le nostre soddisfazioni. Però ecco, siamo ancora in piena estate, magari può essere capitato un amico, un parente, che abita in una zona dove non si vede Mudù, non c'è Telenorba. C'è qualcuno che non ha mai visto Mudù, facesse così con la manina, tu di dove sei? Beh, prima fa così con la manina, poi si nasconde. Di dove sei? No, dietro. Dietro ancora. Quello, a te. Di dove sei? Torino. Di? Torino. Che cazzo stai a fare qua? Vabbè, per sbaglio si è capita. Vabbè, allora la spiegazione la faccio a te. Noi che cosa abbiamo fatto ormai da quasi 20 anni con il Mudù? Abbiamo preso le barzellette, le abbiamo fatte diventare dei piccoli film, qualcuna più lunga, qualcun'altra più breve, però io quando incontro il pubblico dal vivo, ci tengo a specificarlo, non tutto quello che vedete in televisione sono barzellette, molte sono fatti veri. Cioè, le cose che noi vediamo che succedono per strada, l'ufficio, la banca, la posta, le prendiamo e le mettiamo in televisione. Voglio fare un esempio, un paio di settimane fa ho visto una signorina che stava passeggiando per strada, in braccio aveva un gatto, un gattino. Dietro si era appiccicato, sapete, quei giovanotti che vanno a cercare le signorine per strada. Oh, signorina, sola? Ma, e allora? La signorina si accorge che seguita, fa finta di niente, continua a camminare con il gatto in braccio. E il giovanotto, sempre dietro, me signorina, e allora? La signorina lo ignora, il giovanotto fa il sorpasso e si mette davanti. Signorina, quanto mi piacerebbe stare al posto del gatto. Sì, vuoi stare al posto del gatto? E vieni, lo sto portando a castrare. Ma in particolare stasera non sono da solo. Sono in compagnia di due splendidi personaggi femminili ormai di statura nazionale e io sono orgoglioso, particolarmente emozionato nel presentarvelo. Allora, la prima, qui, a fianco a me, su questo palcoscenico, Michelle Hunziker! Un po' di volume, grazie. Un po' di volume ai microfoni, così, gratis, senza pagare. Ma com'è che hai detto? Com'è che l'hai Michelle Hunziker! Che è? Aspetta, Michelle Hunziker sta atterrando l'astronave. Hunziker! Ci è sorata! Che c'entra Hunziker? Che io, a parte il fatto che è un cognome svizzero, adesso non scappi. Comunque, la Hunziker non conosce Mudù, non sa che sono le nostre barzellette, magari sa pure dire perché è una donna in gamba, però voglio dire, secondo te Mo Hunziker ha venuto appresso a te a fare barzellette? Beh, vabbè, abbiamo capito tutto il fatto. Beh, signori, stasera vi dovete accontentare di Antonella Genga. Come vi dovete accontentare? Voi disgraziato, non ti permetto. Buonasera! Buonasera a tutti, buonasera! Allora, stanno assai, un sacco di persone, che bello! Bellissimo, sono contenta di essere qui, da tanto. Infatti sono contento, magari è la prima volta che vieni da queste parti. Sì, la prima volta. Hai bevuto la birra, il vino, lumiero si è bevuto. Ecco. Ecco che cosa, come è la prima volta che vengo qua. Che ne so dei fatti tuoi? Ma come? Ti ho detto che nel mese di giugno sono stato una settimana con mio marito in vacanza qua vicino. Ma. Non lo so. Allora, questa con il marito... Dalla mattina alla sera non si scolla un attimo, sì. Sempre appiccicati stanno. Per forza, scusate, quando una donna trova l'anima gemella, quando una donna trova la metà della propria, del proprio universo, l'altra metà della mela, io ho trovato mio marito e stiamo sempre insieme, no, lo amo.
Lo amo e sono stata una settimana in vacanza qui vicino in un agriturismo bellissimo. E siamo stati veramente bene. Che poi tra l'altro, siccome il titolare dell'agriturismo è un amico, mi ha fatto un trattamento di riguardo. Giustamente. Siamo stati benissimo qui, in una terra veramente accogliente, io e mio marito. Poi col fatto che ci amiamo, noi stiamo bene dappertutto qui. Comunque Umberto, il titolare dell'agriturismo, non sort duagnone, alto, bruno, capelli neri, gli occhi azzurri, un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole al posto delle gambe, bellissimo. Tant'è vero che mentre mio marito stava in giro a fotografare tutte le bellezze del paesaggio, sono andata a letto con l'amico dell'agriturismo. Però a mio marito lo amo. Meno male. Umberto, la carne è debole. E il pesce è forte. Che c'è? Oh, la carne è debole. E comunque io a mio marito lo amo. Purtroppo però ho un problema di carattere. Sì. Perché io purtroppo, caratterialmente, sono un tipo... Sai quello che decide una cosa e poi ne fa un'altra? Come si dice? Ah, volatile. Sono un tipo volatile. E quindi che dobbiamo fare? La natura non è colpa mia, non lo faccio apposta. Che c'è? Vedi che il termine giusto è volubile. Si dice volubile. Ho capito, vabbè, mi sono confusa, può capitare, no? E quindi siamo stati una settimana bellissima, che naturalmente ho approfittato della bellezza e della bontà del luogo. Siamo andati a trovare un caro amico che ha un ristorante, perché da queste parti si mangia benissimo. Se vuoi la carne, i pezzetti, se vuoi il pesce fresco, di tutto. Insomma, siamo andati a trovare questo amico mio che c'ha il ristorante, e naturalmente, se è un amico, ci ha fatto un trattamento di riguardo. Mi sembra giusto, dai. Umberto, l'amico del ristorante, un sort duagnone, alto, bruno, i capelli neri e gli occhi azzurri, un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole al posto delle gambe, bellissimo. Tant'è vero che mentre mio marito stava in giro a fotografare tutte le bellezze del paesaggio, che stava a dire? Sono andato a letto pure con l'amico del ristorante. Però mio marito lo ama. No, ma adesso sei stata più chiara. Umberto, non è colpa mia, io non lo faccio apposta. Purtroppo il carattere, io caratterialmente sono volatile, non lo faccio apposta. Braccia a te. Ognuno deve fare i conti col proprio carattere. Non è che io sto là a dire, mo devo fare questo. Succede, quella è la... che sono volatile. Si dice volubile. Mannaggia, lo dice. Il termine giusto è volubile. Mi suonavo un po' strano, vabbè, mi sono scordato. Comunque, stando qua, poi tu lo sai, mo facciamo le barzellette, mo facciamo una registrazione, una cosa. Sono appassionata di abbigliamento. Lo so. C'ho le mani bucate, proprio i buchi, così alle mani tengo. E siamo andati a trovare un amico che ha una boutique. Poco distante di qua. Naturalmente ho approfittato, comprato vestitine, scarpettine, cosettine. Ed essendo un amico, ho fatto un trattamento di riguardo. Giusto. Umberto, l'amico della boutique. Alto, bruni, capelli neri e gli occhi azzurri, un bronzo di Riace, la tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole al posto delle gambe, bellissimo. Tanto è vero che mentre mio marito stava in giro a fotografare tutte le bellezze del paesaggio, sono andata a letto pur con l'amico della boutique, però mio marito lo ama. Sì, ora l'ho capito. Umberto, il problema è caratteriale. Io non lo faccio apposta. Purtroppo io caratterialmente sono un tipo volatile. Volubile. Oh, si dice volubile, il termine è giusto, è volubile. Vabbè, hai ragione. Comunque non disingazzan. Tant'è vero che ti dirò, mentre stavo dentro la stanza dell'agriturismo, a un certo punto mi è venuto come una crisi di coscienza. Una crisi di panico. Non riuscivo a respirare, sono stata malissima. Piangere. Mi sono fatto una tabella di pianti che non si capisce. Tant'è vero che ho detto a mio marito, io sto morendo, mi sento malissimo, per piacere vanno a chiamare il dottore. E mio marito è andato a chiamare il dottore, e il dottore mi è venuto a visitare dentro la stanza dell'agriturismo. Il dottore, un sort duagnone, alto, bruno, capelli neri, gli occhi azzurri, un bronzo di Riace, una tartaruga sulla pancia, due colonne d'Ercole al posto delle gambe, bellissimo. Tanto è vero che mentre mio marito è andato alla farmacia a comprare le medicine, diciamo, sono andata a letto pure col dottore, però
mio marito lo ama, ma l'hanno capito tutti. Oh, io c'ho un problema. Purtroppo io caratterialmente sono... Vado, com'è il termine esatto, Umberto? Il termine esatto è zoccola. Anche volante, scusa, perché dove va? Vieni qua, ti devo presentare l'altra. Vabbè, signori, vi presento l'altra soubrette. Ma sono emozionato perché è la cosa che mi fa sgranare gli occhi. Su questo palcoscenico, Valeria Marini. Sì, tua sorella, Valeria Marini. Buonasera a tutti, buonasera. Guarda, l'ho visto in giro. Vabbè, è Luigia Caringella, ma che mani, cioè, fammi capire, Valeria Marini, mi hai visto a me un fiore? Che cosa ho da condividere insieme a Valeria Marini? Che poi dopo tutto Valeria Marini gli togli il trucco, gli togli i capelli biondi, gli togli le tette, gli togli il sede, che cosa rimane? Mia moglie. Appunto. Beh, avanti. Buonasera comunque, buonasera a tutti, vedo che vi vedo belli, attivi, sono contenta. Buon. Come comincio a parlare col pubblico mi deve girare attorno, dove adesso fatto? E allora? Noto qualcosa di cambiato. Che cosa ho cambiato? Ho cambiato il vestito. No, veramente, mi hai cambiato il prospetto. Ma invece di guardare il prospetto mio, non puoi guardare il prospetto tuo? Ma... Eh? Beh, allora, che cosa hai fatto? E che cosa ho fatto? Mi sono sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. Vabbè, dai, non si può sentire una cosa di... Perché, scusa, tu cosa pensi degli interventi di chirurgia plastica? Secondo me è come quando vuoi cambiare le piastrelle del bagno. Cioè? Cioè le piastrelle le cambi, ma il cesso rimane. Ma dopo ce lo devo dare uno, mo. E vabbè, va. Vabbè, che hai fatto? Hai messo le palline di silicone? Le palline di silicone è un metodo antico. Oh. Mi sono rivolta alla dottoressa Cecconi. Dottoressa? Cecconi. No, la conosco personalmente. Tu la conosci? Sì, la dottoressa Cecconi è un chirurgo plastico a livello internazionale. Sì, sì. Conosciuto in tutto il mondo, no? È brava. Bravissima. Sì. Infatti lei ha inventato una pomata che si usa sulla parte da trattare. L'unica cosa che dovete fare, due cose dovete fare. La dovete mettere sempre alla stessa ora e quando la mettete dovete cantare, altrimenti non funziona. Ah. Ora ti faccio un esempio. Due giorni fa dovevo andare a una convention alle 10 di sera. Alle 9 sono andata davanti allo specchio, ho preso la pomata e ho cominciato a spalmare cantando. E mille bolle blu, quello puff! Si sono gonfiate. Ieri avevo un appuntamento galante, sempre alle 10 di sera. Alle 9 sono andata davanti allo specchio, ho preso la pomata e ho cominciato a spalmare. E mille bolle blu, quelle puff, si sono abbottate. Stasera dovevamo venire qua a fare la serata alle 10. Alle 9 sono andata davanti allo specchio, ho preso la pomata e mille bolle blu, no! Che sorridette! Alle 9! Alle 9! Ma non sono passate le 9! Nel continente nero! Ma la bondi boh! Mo capito perché conosce la dottoressa Cecconi, vabbè, andiamo da fare, mai per piacere! Andiamo avanti con il nostro cabaret, vai! Vabbè. E io ho fatto all'inizio una premessa. Fatti veri. Ma senza andare lontani, fatti strani succedono addirittura a me, in prima persona. Per esempio, che minori, a casa con i figli. Una volta venne da me piangendo il bambino piccolo. Ah, papà, la maestra all'asilo chiama tutti gli amichetti miei con il diminutivo. A me no. Ma no, non ho capito niente. Cos'è che hai detto? Papà, la maestra all'asilo chiama tutti gli amichetti miei con il diminutivo. Antonio, Antonino. Giuseppe, Giuseppino. Filippo, Filippino. A me non mi chiama mai con il diminutivo. Che cosa gli devo dire? Pompeo, quando crescerai capirai. Chi non la capisce la fa spiegare da quella presa. Poi vabbè, Pompeo è cresciuto, un giorno viene a me mia moglie, fa, senti Pompeo ormai è arrivato a 9 anni, adesso con lui dobbiamo incominciare a parlare di educazione sessuale. Beh sì, in effetti a 9 anni si incomincia a capire qualcosa. Va bene, parliamo con lui di educazione sessuale. Sì, ma chi parla? Parlo io, parli tu? No, parlo io che sono il padre. Allora aspetto che torna mio figlio da scuola, mi avvicino, faccio me, Pompeo vieni qua, è arrivato il momento che io e te dobbiamo parlare di educazione sessuale. Quello si volta e fa, va bene papà, dimmi che cosa vuoi sapere? Quello più grande è peggio, vediamo chi ha figli grandi, tu hai figli grandi, sì?
cursa dormo. Se vuoi parliamo più in silenzio, eh? Hai figli grandi? A te, eh? Sì, che età? 40. Quindi da 40 anni la cicogna non ti porta più figli. Hai provato a cambiare uccello? Quello è un altro ragionamento. Quante volte hai detto ai tuoi figli: mi raccomando, stasera devi tornare puntuale a casa alle 9. Si sono mai ritirate alle 9? Del giorno dopo. Vabbè, l'abbiamo fatto pure noi da ragazzi. A mio figlio avevo detto: voglio stasera puntuale a casa alle 9. Erano le 11 e ancora si doveva ritirare. Io incazzato come una bestia, avete detto: mo che torna a casa, le ginocchia gli devo spezzare. Alle 11:05 si apre la porta e entra mio figlio. Uè, brutto farabutto disonesto e disgraziato, è questa l'ora di tornare, dove sei stato? Ma dai papà, lo sai come vanno queste cose, sei un uomo pure tu, ma te lo devo dare uno io nel muro. Dove sei stato? A casa della fidanzata. E me, 2 ore di più, che cosa hai fatto? Ma dai papà, lo sai come vanno queste cose. Io la guardavo e lei mi guardava. Io la guardavo e lei mi guardava. Io la guardavo e lei mi guardava, papà, ma sono fatta la fidanzata. Madonna santa, come la fidanzata a casa sua? Ma sei scemo? Scusa, non c'era la mamma? Sì, c'era. E me non è venuta? Sì, è venuta. Io la guardavo, lei mi guardava. Io la guardavo, lei mi guardava. Io la guardavo, lei mi guardava, papà, mi sto fatto pure la mamma. Ma che c'hai, l'acqua minerale in testa? Ma scusa, non c'era il padre? Sì, c'era. E me non è venuto? Sì, è venuto. Io lo guardavo, lei mi guardava. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io lo guardavo, lui mi guardava. Papà, ma sto fatto pure il padre. Papà, mi stia a guardare? No, no, ehi. Cresci, figli, cresci. Per fortuna, grazie. Per fortuna, l'unica soddisfazione che ho, una figlia, proprio il mio gioiello, che è andata a studiare in Inghilterra, ha detto che per le vacanze sarebbe venuta a trovarmi. Ed è proprio il fiore all'occhiello della mia famiglia. Cioè, sapete quando avete una preferenza per una figlia, avete, non so, il gioiello, l'ho mandata a studiare e mi sta dando soddisfazione, ogni tanto mi dice un po' come vanno le cose. Io mi auguravo che mi sarebbe venuta a trovare, perché è venuta in Italia in ferie. Daddy, Daddy, oh, dove sei, Daddy? Amore, dove sei? Non ti vedo. Sono qui. Ma dove? Daddy, oh. Daddy. Mamma, dai, Daddy Cipolla, che no, Daddy, papà, Daddy in inglese, dai. No. È sempre spiritoso. Vedi che la pupilla degli occhi così si sono fatte. Tesoro mio, ti hanno andato tutto bene gli studi, sì, in Inghilterra? Benissimo, papà, perché voglio dire, diciamo che per mantenermi agli studi, per cercare di andare avanti, di migliorare, ho trovato un lavoretto che faccio nelle ore in cui non studio. Lo vedi, questi studenti che vanno all'estero e pur di mantenersi, di fare una vita di corso, cercano anche un lavoro. Ma sì, no, sì, che, sì, sì. Però, ma sto bene. Sì. Ma questo è il cincillà? Sì, una pelliccia di cincillà. No, che... Ah, questo è il Rolex, sì, Rolex d'oro. Rolex d'oro, sì, sì. Questo è lo smeraldo. La parire. Tutto di... un concerto, sì, di... Sì, ecco. Senti, amore di papà, sì, ma cioè, io ti mando 500 euro al mese, ma guadagni, cioè... Sì, con questo piccolo lavoro che faccio così per arrotondare un po', diciamo che me la cavicchio, guadagno un po'. Che fai la cameriera in qualche locale, no? Non precisamente la cameriera, però diciamo mi metto al servizio dei clienti. Ah, vedi, sì. Vedi che c'è una assicurazione, diciamo. No, io mi assicuro che il cliente stia a suo agio e in perfetta salute. Ah, quindi nell'ambito della medicina, qualche laboratorio? No, ecco, no. Diciamo che mi interesso del benessere della mia clientela, allora, e affinché stia bene, passi delle ore serene e che mi assicuro proprio che stia in ottime condizioni. Senti papà, non sto capendo un cazzo di quello che stai dicendo, ma scusa, mi fai capire, in Inghilterra che lavoro fai? Papà, io...
Per mantenermi agli studi, per arrotondare, faccio la prostituta. Cosa fai tu? La prostituta. Papà. Ma che lo dava mamma l'infarto, dici la mamma. E mo che volta la nonna che tutte le domeniche a me, tutti i giorni a me, sta dentro la chiesa stamattina. Vabbè, ma è un lavoro come un altro. Sì, non parlare. Sei venuta in Inghilterra. Ma da dove sei venuta? Là te ne ritorno. Non ti voglio vedere mai più. Mo devi sparire. Papà, ma non è il caso, è un lavoro come un altro. Devi sparire, non ti voglio vedere mai più. Vabbè, capisco, posso comprendere il tuo punto di vista di genitore, però vabbè, me ne vado. Però prima di andar via ti volevo giusto dare le cose che avevo pensato di prendere per te e per la mamma. Allora, qui c'è... sono due orologi, questo è un Rolex Daytona e questo è l'orologio satellitare che tu amavi tanto e è un mio pensierino per te. Pensierino, costa 100.000 euro qua. Vabbè. Poi, siccome so che tu volevi cambiare l'automobile, questi sono 100.000 euro per te per la macchina nuova. C'è mia figlia, la Rolls Royce. Poi... per mamma qui c'è un piccolo pensierino, siccome mamma so che voleva comprare un solitario, questi sono 150.000 euro per i solitari di mamma. Solitario, questa è una comitiva. Poi la nonna voleva farsi l'oculo al cimitero. Beh. E quindi questi sono 250.000 euro per il loculo della nonna. E l'oculo? Ma si deve comprare tutti i cimiteri. Beh, ciao papà. Ci vediamo, ciao. No, aspetta, vieni qua, scusa, vieni qua un attimo. 100.000 euro di orologio, la macchina 100.000 euro, 150.000 euro, 250.000 euro. Scusa, ma mi fai capire, tu in Inghilterra che lavoro fai? La prostituta. La prostituta, vado, avevo capito, la protestante. Ma da bella di papà tua! Che quella nonna è cattolica, c'è sapevi che riprotesta, ma che bella di papà! Ti porto tutta a casa che arrivo per la cena, senti, dia a mamma che è tutto a posto. O se vuoi a me in Inghilterra ti venga da una mano. Ti piace, papà, va. Bella di papà tua, bella. Quante soddisfazioni che danno i figli, mannaggia, sono mannaggia. Vabbè, va. Questi sono i figli, non parliamo della moglie, che poi voi non avete idea che battute vengono fuori tra marito e moglie, specialmente se la coppia è in crisi. Ci sono coppie in crisi? Tutti? Sono fatto la strage, eh? Che poi molti si chiedono quando è che comincia la crisi. C'è chi dice al primo anno, al terzo anno, al settimo anno, qualcuno dice quando finiscono i soldi. Ve lo dico io quando incomincia la crisi. Voi immaginate, vi sposate, vostra moglie il giorno dopo si alza, buongiorno amore. Magari dopo una settimana, dopo un mese, vostra moglie si alza, buongiorno amore. Magari dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, vostra moglie si alza, buongiorno amore. Se un giorno vostra moglie si alza, se non si alza è meglio. E dici, a te quando esci, butto l'immondizia, è incominciata la crisi. Battutine, frecciatine, quello che è successo tra me e mia moglie. Un giorno mi fa, a te, se me ne vado con il primo che incontro, tu che fai? Che faccio? Vado a cercare il secondo e gli dico, vedi che hai avuto un culo così, che l'ho voluto pure mettere alla prova. Una sera eravamo a cena, solo amici, tutti uomini. Ho provato a chiedere ai miei amici, scusate, ma voi... a vostra moglie lo dite ti amo? Tu quando è stata l'ultima volta che l'hai detto? Boh, mi sembra 2 giorni fa. E tu? Non mi ricordo.
e tu forse la scorsa settimana, e tu vattela a pesca. Ehi, abbiamo i cellulari? Dai, scriviamo un messaggio alle nostre mogli, facciamo vedere che le pensiamo. Dai, però forse scriviamo: amore mio, sono orgoglioso di stare con te, mi riempi la vita di gioia, ti amo. Dai, mandiamolo. Poi sono incominciate ad arrivare le risposte. A una è arrivata: che hai cambiato lo spacciatore? A un altro: non mi dire che hai fatto di nuovo l'incidente con la macchina. A un altro: se non mi dici perché era questo messaggio cretino, mo che torni a casa ti crepo di mazzate. Però il più bello è stato quel che è arrivato a me. Chi sei? Non ho il tuo numero in rubrica, mandami la fotografia che ti voglio conoscere. Allora, visto che eravamo arrivati a questo punto, ci siamo messi uno di fronte all'altro e ho detto: forse, siccome siamo arrivati alla frutta, dai, confessiamoci, fa lei a me. Sì, bravo, confessiamoci, forza, tu a me quante volte mi hai tradita? Maria, che ti devo dire? Vedi quella mensola? C'è una terrina, ho messo lì dentro un fagiolo tutte le volte che ti ho tradito. Lei è andata, ha preso, ha svuotato la terrina, 8 fagioli. Bravo! Complimenti, 8 fagioli, 8 volte, eh? Ci siamo dati da fare, 8 fagioli, parità di diritti. Tu a me quante volte mi hai tradito? Mi fa: vedi quella mensola? C'è un'insalatiera, ho messo un chicco di riso tutte le volte che ti ho tradito. Sono andato, ho preso l'insalatiera, l'ho svuotata, un chicco di riso. No, sinceramente Maria, non pensavo... Quindi un chicco di riso una volta sola. No, nel frattempo ti ho fatto 3 volte la teglia di riso, patate e cozze. Allora, la moglie ve l'ho detto, i figli ve li ho già detti, la spiegazione secondo me è solo una: quella che mi hanno rovinato il giorno del matrimonio. Quello dovrebbe essere il più bel giorno della nostra vita, no? Allora, guardate che succede. Il giorno prima mia moglie con le amiche va a fare l'addio al nubilato e io con gli amici vado a fare l'addio al celibato. Gli amici mi dicono: sei Roberto, siamo tutti uomini, divertiamoci di più, facciamoci una bella partita a calcetto. Va bene, allora prenotiamo il campo di calcetto, magliette e pantaloncini, vai, cominciamo a giocare con il pallone. A un certo punto mi arriva una mazzata di pallone lì. Se qualcuno non ha capito, lì è i maschietti, là è la femminuccia. Insomma, io per il dolore stramazzo per terra. Gli amici di corsa mi prendono, mi portano all'ospedale, mi mettono sulla lettiga. Arriva il medico, mi visita, fa: senti, qua non sappiamo che cosa è successo, per cui lo dobbiamo ingessare. No, momento, dottore, non ho capito precisamente cos'è che devi fare. Sì, siccome non sappiamo che cosa è successo, per precauzione lo dobbiamo ingessare. Come lo devi ingessare? Dottore, domani io mi devo sposare, questo mi serve. Il dottore: sono io, quello lo dobbiamo ingessare. Insomma, me lo ingessarono. Ma immaginate sto coso col gesso, diventa, io non lo so se le donne riescono a comprenderlo, ma gli uomini hanno capito che un coso ingessato gli era un problema. Il giorno dopo c'era il matrimonio, andiamo alla chiesa, facciamo la cerimonia, andiamo alla sala a fare il ricevimento. La sera in albergo, prima notte di nozze, io fuggendo e scappando mi spoglio e mi tuffo nel letto. Madonna, ma come devo fare con sto coso col gesso? Mia moglie viene fuori dal bagno, si toglie il velo. Umberto, la vedi questa bocca? Tu sei il primo, nessuno l'ha mai toccata. Io uscio da ora, maledetta la miseria, mo sto con il gesto. Mia moglie continua a spogliarsi. Umbi, li vedi questi seni? Tu sei il primo, nessuno li ha mai toccati. Maledetta la giornata di oggi, mo sto con il gesto. Mia moglie si spoglia completamente nuda. Cucciolo, lo vedi questo corpo? Tu sei il primo, nessuno l'ha mai toccato. Io dovetti prendere coraggio. Maria, che ti devo dire? Pure tu sei la prima, no, sta ancora imballato. Oh. Mo, avete capito perché? Che? No, no, volevo dire, visto che siamo così tra amici, me? Vuoi parlarci del tuo incidente? Parlare del mio? Incidente? Poi non ho avuto nessun incidente. Ah, quindi sei nato proprio così? Ma va piace, dai. Vabbè, giocare, ma madonna. Con lo spettacolo, dai, forza. Senti, allora, vabbè, Umberto, quando mi hai chiamato per fare questa serata, hai detto che stavi a Milano. Sì. E che stavi a fare?
Ma è modo di che costava fare a Milano. Vabbè, dai, tanto e noi siamo, che cavolo, loro poi, loro sono curiosi, vogliono sapere. Lo so, ecco perché ha successo Facebook. Beh. No, allora, niente, in pratica era un periodo in cui i soldi non ne giravano. Non lo dire a me? Allora, sono andato a Milano, che voglio dire, Milano è la capitale europea del lavoro. E poi a Milano puoi conoscere persone importanti. Eh sì. Tant'è vero che ho conosciuto Berlusconi. Mi sono tuffato, lo ha già fatto, siamo rotolati, il pullman è passato, insomma, gli ho salvato la vita. Signori, che vi devo dire? Il mio collega ha salvato la vita a Berlusconi, non ha aiutato chi sei. Vabbè, lo fa così senza pensare. Senti, vabbè, ma Berlusconi si deve essere ovviamente disobbligato in qualche maniera. Beh, lui mi ha detto ti regalo una Mercedes. La Mercedes! La Mercedes è la mia macchina preferita. Cioè, quando la devo comprare la Mercedes, madonna, è bellissima, una macchina elegante. Ma dove l'hai parcheggiata così? Che mi porta cosa? A fare un giro. La Mercedes. Io non ce l'ho la Mercedes. Oh, hai detto che Berlusconi ti voleva dare la Mercedes. Sì, ma io ho detto no alla Mercedes. Bravo, hai fatto bene. Come tu gli hai salvato la vita, ce l'ho mai fatta la Mercedes. Vabbè, che ti ha detto Berlusconi? Mi ha detto ti regalo una Porsche. La Porsche? La Porsche no, veramente, guarda. Cioè, la Porsche è una macchina bella, sportiva, per le donne come me. Ma tu mi vedi dentro la Porsche, ma l'hai messa in garage? Che cosa? La Porsche. Io non ce l'ho la Porsche. Come non ce l'ha la Porsche? Hai detto che Berlusconi ti voleva dare la Porsche? Sì, ma io ho detto no alla Porsche. Bravo, hai fatto bene. Che dobbiamo fare della Porsche? Tu gli hai salvato la vita, Berlusconi. Meritavi di più. Vabbè, che cosa ha detto Berlusconi? Mi ha detto ti regalo una Ferrari. La Ferrari, toglietemi le mani di dosso. La Ferrari, no, Madonna, rossa, testa rossa, con il cavallino davanti, tutti i cerchi in lega. Quello, cioè, praticamente Bari Ortelle lo faceva in 10 minuti. Madonna, bellissimo. E mi fai fare un giro. Su che cosa? Sopra la Ferrari. Non ce l'ho la Ferrari. Ah, Madonna. Scusa, non ho capito, hai detto no alla Mercedes, no alla Porsche, no alla Ferrari. Ma che cosa hai chiesto a Berlusconi? Ho detto regalami una sedia a rotelle. Bravo, la sedia a rotelle, La sedia a rotelle, ce l'hai fatta la sedia a rotelle? Ho detto regalami una sedia a rotelle, perché mo che dico a casa che ti ho salvato la vita, mia moglie mi spezza le gambe. Madonna, io ti spaccherei la testa, veramente, guarda. Cioè, vabbè, comunque, Berlusconi, se tu gli hai salvato la vita in una maniera o nell'altra, si deve essere disobbligato, cristiano. Che in realtà lui mi ha offerto un lavoro. Oh, ed era la cosa migliore da fare, va bene? Mo non mi dire che ti avrà fatto dirigente. No. Ti ha fatto segretario. No. Non mi dire che ti ha fatto vicepresidente! Che vicepresidente, dai! Madonna, che lavoro ti ha proposto Berlusconi? Non si... Cioè, che cosa, non senti bene? Scusa, io non lo so, voi avete sentito, io non ho sentito. Non ho capito, ad alta voce. Ad alta voce. Il dog sitter avanti, ad alta voce. Cioè, tu si sciuccina a Milano e salga la vita Berlusconi, fa un dog sitter. Non ti fa pure tu un dog sitter. Sì, ma io non ho fatto il dog sitter a un cane qualunque. Io ho fatto il dog sitter a Dudu. E chi è Dudu? Non sa chi è Dudu. Faccio Manchester. Come non sai chi è Dudu? No. Dudu è il cane di Francesca. E chi è Francesca? La cagna di Berlusconi. Ah, quel che si vede sul giornale. Ma cammi batti in Dudu, Dudu no, Francesca. No, è forte, lui, intelligente, credo. Senti, ma Dudu fa le feste. Che fa le feste? Le organizza. È intelligente come cane. È certo intelligente. Però se vogliamo parlare di intelligenza dobbiamo parlare del mio cane. Ah, perché è un cane? Certo. Come si chiama? Stop. Com'è che si chiama? Stop. Perché? È un incrocio. E niente, vuoi sapere che cosa ha fatto quel cornuto l'altra sera? Eravamo sul lungomare di Bari, stavo facendo una passeggiata e lui ha questo vizio che mi deve tirare. Ho messo la mano nella tasca e avevo 50 euro. Ho preso 50 euro, la cartocciata e l'ho buttata a mare. Vuoi sapere che ha fatto Stop? Che ha fatto? Si è buttata a mare, ha nuotato, si è immerso, è tornata a riva. Indovin che cosa mi ha portato? Che ti ha portato? E 50 euro! E quello è intelligente. Ma certo. Allora tu non sai che cosa fa Dudu. Che fa Dudu? A Milano non c'è il mare. Non c'è. L'ho portato a mare a Milano Marittima. Stavo passeggiando sul lungomare. A un certo punto ho messo la mano in tasca, così ho trovato 50 euro. E quindi? L'ho preso, la cartocciata, l'ho buttata a mare. Indovina Dudu che cosa ha fatto. E che cosa ha fatto? Ha preso le cosce, si è tuffato. Si è immerso, è tornato a riva. Indovini che mi ha portato? E che ti ha portato? 50 euro? No signore, mi ha portato 2 kg di triglie e 20 euro di resto. Questa è intelligenza, mi fa piacere, va. Cammi, ma vatti, va bene, va bene. Un attimo, scusate che mi vibra il telefono. Pronto? Luigia.
Sì, con chi parlo? Sono Aristide. Aristide, quella Aristide! Madonna, Luisa, sono stato ad impartire per trovare il tuo numero di telefono. Le corna che c'hai, Aristide, chi te l'ha detto il numero mio di telefono? Allora, cosa vuoi, di? Che tengo Luisa, tutti persone a casa. Tutto quello che c'è stato fra me e te ieri sera, non mi sono nemmeno lavato. Madonna, perché è finita l'acqua a casa? Mamma mia, Aristide, ho detto che tengo un po' di persone a casa. Luisa, siamo fatti l'uno per l'altro. Sì, sì, a me usa dish, ma... Ma Aristide, di che cosa vuoi? Senti, Luigia, ho bisogno di chiederti una cosa. E di, sputo il veleno, di. Ma tu, dal punto di vista professionale, che cosa sei? Ginecologa? Sì, sono ginecologa. Ma siamo fatti l'uno per l'altro. Senti, già che siamo, togli anche a me una curiosità, perché io invece stanotte non sono riuscito proprio a chiudere occhio, mi giravo nel letto come una cotoletta sfritta, a pensare, ma dal punto di vista professionale... Com'è? Dal punto di vista professionale, per caso tu sei anestesista? Sì, siamo fatti l'uno per l'altro. Ma no, Luigia... Senti, da che cosa l'hai capito che sono anestesista? Da che cosa ho capito? Che non ho sentito niente! E non mi chiamare più, cretino! Permesso? Permesso! Avanti, avanti, l'ambulatorio è aperto! Vado, l'anno! Buonasera, tutto a po'? Chi ha detto? No, niente, dico buonasera! Ah, buonasera. Che è successo, signora? Dottoressa, io ho un problema grandissimo. Addirittura lo risolviamo. Allora, ho un dolore che parte da qua. Ma. Da qua passa qua. Da qua passa qua. Da qua passa qua. Da qua passa qua. Che cos'è? È un dolore passeggero. La nonna non va niente. Prima o poi passa. Buonasera, quante volte ti ho detto che dobbiamo andare prima avanti, mettiti qua, stai qua, non ti muovere da qua. Chi hai detto? Mettiti qua. Non ho sentito, chi hai detto? Ma tu ci ha preso da questa, mettiti qua. E Fissio, facciamo una cosa, io mo prendo e mi metto qua. Ma detto, signora, mettiti qua. Per piacere, il nonno è che sembra una donna la nonna, santa pazienza, con calma, sereno, che cos'è? No, è che se quelle... Per piacere, vuoi togliere le mani? Già santo, ma no, vabbè, non si può guardare questa cosa. No. Mannaggia Nerona. Che succede? Vabbè, dove mette le mani mia moglie? Non trovo mai niente. Allora, ho portato l'impegnativa per mia moglie. Oh, l'impegnativa, bene. Vabbè, dove l'avete fatta? Qui o a Bari? L'impegnativa l'avete fatto a Ortelle o a Bari? Ho capito, un momento. Amore. L'impegnativa dove l'hai fatta? Che cosa? L'impegnativa dove l'ho fatta? E dove la devo fare? L'ho fatta a Bari. Ma chi c'era all'ambulatorio? Rondinella all'ambulatorio, chi stava? All'ambulatorio? Sì. No, stava il primario in prima persona, un professore. Stava il professore. Ma avete pagato qualcosa? Il nonno? Madonna, sa. Farfallina. Hai pagato qualche cosa? E a pagare? E che cosa devo pagare? Ho pagato il ticket! No, pagate il ticket, dottoressa! Senti, nonno, ma è la prima volta che fate l'impegnativa? Vabbè, uno non mi si chiama andare, io non devo fare queste domande! È la prima volta che fate l'impegnativa? Le domande tutte insieme, no, eh? Madonna santa! Goccia di miele! È la prima volta che hai fatto l'impegnativa! L'impegnativa? No! Oh.
Sono andato un'altra volta, questa è la seconda volta che sono andato. No, è la seconda volta, dottoressa. Ho capito, capito. Ma la signora è andata da sola? Andiamo a vedere. E mi guarda, è andata da sola o in compagnia? E che modi? Bacio Perugina. Bacio Perugina. Sei andata da sola all'ambulatorio? Sì, sono andata da sola. Meglio sola che mal accompagnata. A me lo scherzino. A te proprio. È andata da sola, è andata da sola. Scusa, il nonno, guarda, solo a sentirvi, a vedervi tutti e due insieme mi commuovo. Ma come mai? Cioè, rondinella, bacio perugina, amore, goccia di miele. Ma perché la chiami così? E non mi ricordo più come cazzo si chiama, dottore. Vabbè, no, per piacere, ci troviamo. Andando. Ma tu guarda che modi, guarda! La visita è finita! Come finì? E la dottoressa dove se n'è andata? Se n'è andata, pace all'anima sua! Mi dispiace che ero giovane! Se n'è andata e io mo mi sono scordata di dire una cosa importantissima, babù! Quando ma dà fastidio che mi deve dare fastidio! Allora sentiamo, qual è la cosa importantissima? Che io, va bene, quando mi tocco mi fa male, guarda. Ah, madonna, madonna, che dolore, hai visto, hai fischio? Mi tocco e mi fa male, guardi. Ah, madonna santa, tu guardi bene che succede, guarda, guarda. Ah, madonna, che dolore, mi tocco e mi fa male. E che cazzo ti tocca fare? Oh, tu la devi finire, smetterla. Finiscila. Tu non devi parlare. Sì. Devi stare zitta. Tu quando parli con me devi stare zitta. Sempre zitta devo stare. Sì, signor. Sempre zitta devo stare. Sì, signor. Sì, perché lui, dorme e fuma. Fuma e dorme. Dorme, fuma e dorme. E mangia come un cornuto. E mai, che mi dici un fatto? Mai una conversazione. Mai a far quattro chiacchiere. Niente. E ogni tanto dimmi qualche cosa di elettrizzante. Che Dio ti fulmini. Che hai detto? Niente, stavo aperta fra me e me. Ehi, mo ti devi ritirare a casa. Sì. Mi devi comprare 5 stecche di sigarette e una scatola di preservativi. Forte, vai a casa. Momento. Che cos'è che devo comprare? 5 stecche di sigarette e una scatola di preservativi. Vai a casa. Momento. Perché devo comprare queste cose? Il dottore, state chiaro. Continua a fumare e ce ne vai a puttare. No, forza, prima prendi le sigarette. Ma se ti togli una volta per tutte le mangiare. Che non ne sopporta più. Mai! Che mi fa? Mi dici un fatto? Mai! Una conversazione. Niente! Se ne andate. Fuori dal paese. Ho visto le donnine, mi sono avvicinata alla prima. E ho chiesto, signorina, quant'è? Mi fa 50 euro. Ho messo la mano in tasca e c'avevo 5 euro. Le signorine, c'ho solo 5 euro. Mi fa, nonnina, devi camminare ancora. Sono andato più avanti, che era una un pochino più bassina, mazza, piallata. Ho detto, quante? Mi fa 40 euro. Ma io ho solo 5 euro. Non è, devi camminare ancora. Più avanti ho trovato una alta così. Larga così. Con i baffi. Ho detto quante? Mi fa 20 euro. Ma io ho solo 5 euro. Mi fa, nonnino, devi camminare ancora, però a tuo rischio e pericolo. Più avanti, in fondo, ho trovato una alta. La coscia. Ho fatto, signorini, facciamola a breve. Io ho solo 5 euro.
mi fa nonnino, per me va bene. Sì, sì, sì. Però ti devo avvisare, io c'ho l'AIDS. Ho fatto, va bene, io c'ho l'IMS. Quella si mette a ridere, fa, nonnino, con l'AIDS si muore. Faccio io, perché con l'IMS si campa? Ah, vabbè, vabbè. Con permesso, con permesso. Arrivederci. Avanti un altro. Cioè, sì. Ma bene. Cioè, bravo, io quando ero giovane. Sì, sì. L'organo genitale sessuale maschile, diciamo. L'organo? Genitale sessuale maschile. Ah, ho capito. Vabbè, sì, ho capito. Diciamo, qualche sì. Io lo prendevo. Sì. E cercavo di starla da piegarla, ma lui era proprio tutto, capito? A me è una cosa che è proprio. Sì, vabbè, qual è, che cosa, qual è la domanda? Il momento è che adesso sì. Io lo prendo, lo giro, lo volto, qualche volta faccio pure il nodo. Volevo sapere da dove mi viene tutta questa forza? Senti, nonno, Renacus, vai a casa, vai da tua moglie che ti sta aspettando. Magari non mi aspettavo proprio. Vai da tua moglie, che è meglio, vai, vai. Mamma mia, ma certe volte ti capitano dei pazienti, sono impossibili, ma come si fa? Io non lo so, non lo so. Le cose che mi capitano dentro lo studio a me, il macello. Allora, qualche giorno fa stavo sostituendo il mio collega, il dottor Rossi. Stavo nello studio, stavo a fare le visite. Lo studio pieno così, il macello, a un certo punto sento una voce al di fuori del corridoio che entra gridando: il dottore, addosso un dottore, voglio il dottore, addosso. Dico, mamma mia, chi è questo? Dico, prego, prego, si accomodi, voglio parlare col dottore. Dico, veramente oggi ci sono io, c'è la dottoressa Genga, se ha bisogno può parlare con me. E con me, tu si ferma, io sono maschio. Dico, sì, lo so, sono un medico donna, però il medico non ha sesso, o maschio o femmina, voglio dire, funziona, va bene lo stesso. Vabbè, però io c'ho un problema grave, un problema. Dico, vabbè, entri un attimo in uno studio, la visito, vediamo di che cosa si tratta. Dottoressa, io c'ho un problema gravissimo. Dico, sì, mi dite di che cosa si tratta. C'ho un problema al birillino. Non ho capito. Dov'è che tieni i problemi? Tengo un problema grave al birillino. Vado a prendere l'enciclopedia medica e vado a vedere. Ah ah ah, b-b-b, c-c-c, insomma, un birillin, non c'è Steve, chiaramente. Allora dico, senta, io vorrei aiutarla, però lei mi deve far capire precisamente dove è il suo problema. È un problema che tu si femmina, che io sono maschio. Dico, sì, questo fatto l'abbiamo detto, però lei mi deve far capire dov'è che sente dolore, perché sennò come faccio io ad aiutarla? Dottoressa, il mio problema è al birillino, al birillino. Com'è che lo chiami? Birillino, apposta. Allora facciamo una cosa, guardi, entri nello, dietro lo spogliatoio, per piacere si deve togliere i pantaloni. Com'è, dottoressa? Tu si fermi, io sono maschio. Dico, sì, lo so, però se lei non si toglie i pantaloni, come facciamo a capire che cosa è successo a, come si chiama? Al birillino. Ecco, si toglie i pantaloni. Dico, senta, per piacere, nonnino, si deve togliere anche la mutanda. Ma come, dottoressa, tu si fermi, io sono maschio. Dico, sì, questo fatto abbiamo detto tre volte. Però se lei non si toglie la mutanda, come facciamo a capire che cosa è successo, come si chiama? Al birillino. Ecco, allora si toglie la mutanda. Chiamo l'infermiere, dico, per piacere, Giovanni, vieni, portami una bacinella con della soluzione acquosa. Arrivi Giovanni con l'infermiere con l'acqua. Prendo... come si chiama? Il birillino, ecco, il birillino, e comincio ad aspergere con l'acqua. Dottoressa, è grave! Per piacere, mi faccia finire! Mannaggia la miseria! Dottoressa, è grave! Dico, no, non è grave, però mo che l'abbiamo battezzato, o putti mi chiama Katz? Oh, va, il birillino, ma scusate, ma come si fa? E tutti così, i miei pazienti, è un manicomio, è un vero manicomio, sì, comunque. Sì, momento, come? Oggi ma no, si dica sì, serma, sì. E quindi... Sì, e sì. Devo fare la schiena medica con... Chi è? Sì, il comandante. Ah, vabbè. Sì. Comandante, il comandante. Vai, no, no, non lo trovare, ci conosciamo da tanto tempo, senza problemi. Arrivederci, comandante, arrivederci. Qua.
Apposta. Oh, brigadiere. Ma vabbè. Qual è il problema? Dimmi tutto. Dottoressa. Sì. Che noi ci conosciamo. Sì, sì, un po' ci conosciamo, devo dire, da un po' di tempo. Però non approfittate dell'amicizia e della confidenza per infrangere la legge. No, no, brigadiere, mi dispiace, qua ti stai sbagliando. Perché io sono una persona ligia al dovere. Quando sono arrivata, 30 all'ora la macchina, il parcheggio l'ho messo dove ha detto il vigile. No, no, non puoi dire che io infrango la legge. Che c'entra la macchina? Qual è il problema tu? Come il problema? Come il cane senza la museruola. Per piacere, dottore, dai. Brigadiere, quello è un regalo di mio marito. Che cosa dobbiamo fare? Il cane deve avere la museruola, punto. Brigadiere, quello è un peluche. La razza non ci interessa. Peluche, pastore maremane, sì, maremane. Bomberman, tutte devono avere la museruola. Boh, per piacere, cagnon cagnon, fallo sparire, dai. Lo sapevo che ci doveva essere equivoco. Si dice gatton gattoni, fallo sparire. Questo si dice gatto, questo è un cagnon cagnon, fallo sparire, dai. Brigadier, ti sbagli. L'unico modo per dire quello che vuoi dire tu è gatton gattoni fallo sparire. Ai gatti gatton gattoni, ai cani cagnon cagnoni, ai leoni leon leoni, ai coyote coglione. Vabbè, va, fa eccezione forse. Vabbè, comunque siamo qui per fare la scheda medica. Il tuo comandante mi ha avvisato, ad effetti deve venire il brigadiere. E infatti. E allora, cominciamo dal principio. Per forza, che vuoi cominciare dalla fine. Per piacere. Allora, nome? Pietro. Brigadiere, io ho detto nome. Ma. Allora, per cortesia, vorrei conoscere il nome. Il nome che sta sulla carta d'identità. Bravo. Pietro. Scusa, brigadier, ma tu sei balbuziente? No. E allora? Mio padre era balbuziente, l'impiegato che mi registrò all'anagrafe era un po' gringoglionito. E quanti piedi ti ha messo? Tre piedi. Pietro. Costa pazzi. Cognome? Furlan? Allora sei veneto? No, non sono veneto. Come no? Su, com'è il cognome? Furlan. Beh, allora sei veneto? No, non sono veneto, ma... Ma quando mi dà fastidio, quando mi devi contraddire? Su, fammi capire bene bene il cognome, com'è? Furlan, clan finale, quindi Furlan, clan. Allora sei veneto? No, signore, non sono veneto. Brigadier, tutti i cognomi che finiscono per N sono veneti. Furlan, Predolin, Pavan. E poi c'è Tardan, ci è Veneto. Sandokan, ci è Veneto. D'Artagnan, ci è Veneto. E Gengis Khan? Ci è Veneto. Cugini di campagna? No, c'è l'agnello. Quello con l'agnello. Beh, vabbè. Va bene. Allora andiamo avanti. Nato? Sì. Nato? Sì, sono nato. E lo so che sei nato, ma quando sei nato? Il giorno del mio compleanno. Brigadier, pure io sono nato il giorno del mio compleanno. Sì. Sì. E allora l'anno prossimo lo festeggiamo insieme. A posto. Ma vi do a posto, vedi, vabbè, chiamava. Altezza? Non occorre, mi puoi chiamare brigadiere. Altezza, è arrivato il re, sua maestà. Altezza, non è un titolo nobiliare, altezza sono i centimetri. Ah, l'altitudine. Sì, le montagne. 1,75. 1,75. Via. Brigadiere. Oh. E beh, tu che fai? Ti giri e te ne vai. Oh, tu l'hai detto. Io ho detto via. Dammi il tempo che mi allontano. Brigadiere. Oh. Vieni qua. Ma che la capisci? Mannaggia la miseria. Dove abiti? A casa mia. Ma vedi che pure io abito a casa mia. E non ci siamo mai incrociati. Madonna, mo. Beh. Sesso? Grosso. Mannaggia la miseria, Sesso maschile. E io maschile sono. E allora? Abbastanza grosso. Mannaggia Sanzo. Non mi interessano le dimensioni. Tu hai chiesto? Io ho detto sesso. Poi stavo facendo più o meno una pausa perché stavo per dire maschile. Io non sono in menopausa e sono maschile. Oh, sufficientemente grosso, fuori dalla norma, sopra delle regole. Basta!
babù, va. Allora, ti fanno mai male il naso e le orecchie? Contemporaneamente? Sì. Sì, quando? Quando mi sfilo il maglione Dolce Vita. A sfilarmi prende tutte e tre. Oh, fa male, eh? E fa male, fa male. Accusi mai dolori allo sterno? No, tutti all'interno sono, dottoressa. Anche se non sono quelli i dolori. E voglio, e ci sono i dolori più grandi che... Ma vabbè, lasciamo stare, va. Stai facendo il filosofo, parli della filosofia del dolore. Vabbè, brigadier, però dai, mamma mia, non era il caso di far quella faccia. È diventato triste, cupo, si è allungato la faccia. E vabbè, ma che cosa è successo? Come che è successo? È morta mia sorella. La puttana. Non quella, l'altra. Parlare proprio, senza che faccio, io ti lascio qua e me ne vado, perché tu non sei proprio normale, e va bene? E ti raccomando che vengo direttamente in caserma, avanti, ma guardo un bocca a questo, stasera, qua. Oggi, comandante, sì, comandante, lei non disturba mai, abusi pure di me, no, veramente, no, comandante, così la sorte si accana. Si accanisce, brigadiere? No, no, qua invece di migliorire si peggiorisce. Invece di migliorare si peggiora. Brigadier, chiudi il telefono, per piacere. No, no, comandante, come succedono queste cose? Gatta cicogna. Gatta cicova. Ma io davanti a queste cose rimango putrefatto. Putrefatto, questa è la puzza che si sentiva, putrefazione. Vabbè, dai, stendiamo un telo peloso, non parliamone più, va. Telo peloso. Brigadier, vuoi chiudere il telefono? È normale, non è che ci mettiamo a piangere sul latte macchiato. No, no, piangiamo su un espressivo. Vabbè, va, prendiamo in caserma, comandante. Beh, brigadier. E mo sto qua. Domani. Se sto qua, come faccio a stare in caserma? Che ho il dono dell'ambiguità. Dell'ubiquità. Che ho il dono dell'obliquità. Sì, l'obliquità, cioè che cosa è la torre di Pisa, brigadiere. Vabbè, arrivederci, comandante. Vabbè, ma oggi è la giornata, no? Brigadiere, ma non si può sentire, proprio butti per cocchi così quando perché sei. Devi dire, devo fare gli esami per il passaggio da brigadiere a maresciallo. Oh, auguri, finalmente una buona notizia. Che auguri, auguri. Io devo fare gli esami fra un mese. Me li hanno anticipati a domani mattina. Beh, mo come faccio a preparare tutta la cultura generale? La cultura generale sono le patate e pomodori! Cultura! Come si dice di? Così il pensiero domani di andare a rispondere su tutto lo scibile umano! Ma che scibile? Tre domandine battute ti faranno! Sì, voglio vedere a te se è con la palpazione al cuore! La palpitazione! Come si dice di? E così si poi ti fanno la domanda e devi rispondere con il patè d'animo! E tu porti due crostini, ce li metto sopra il patè! Vado, brigadier, mi piace, non ti posso sentire, mi stai facendo venire mal di te! Tu sei un uomo fortunato! Perché? Perché sto io qua! 6 mesi fa mio fratello ha fatto lo stesso esame per entrare ai carabinieri e lui è stato promosso e mi ha raccontato tutto, io so quello che chiedono. Sì. Sei tranquillo, mo ti aiuto io. Che ci vuoi fare? Facciamo un test, va bene? Un test a quest'ora è tardi, dai. Facciamo un piccolo test. Un testicolo? Oh, madonna, un piccolo test, brigadier. Si dice di... E così si dice. Allora... il compito di italiano l'hai fatto sì, lo fa, è manbocciato è puro compito bocciato. C'ho qua la copia. Vedi che non è qua, non è questo, tutte non è cartacce, questo. Quelle che non servono. Questo. Fai vedere a me, allora. Tre domandine facili ti fanno, non è che, guarda che cosa. Allora, ti hanno chiesto, prima domanda, che cos'è l'enciclica papale? E tu che cosa hai risposto? La bicicletta del Papa. Vabbè, facciamo finta che è giusta, non è giusta, ma facciamo finta che è giusta. La seconda domanda è, che cos'è un fattore di potenza? Contadino della Basilicata. È proprio potente, la capitale della Basilicata. La terza domanda, ti hanno chiesto che cos'è una colonia penale, tu cosa hai risposto? Il profumo del cazzo. Brigadiere, vabbè, abbiamo capito perché ti hanno bocciato. Ah, quella. Quella so che non fregano. Brigadiere, domani quando andrai davanti alla commissione, la prima domanda che fanno è di italiano. È matematico. Domani quando arrivo trovo tre professori di commissione
E la prima domanda che mi fanno è di italiano. È matematico. Domani, quando arrivo, mi fanno sedere, dei tre professori, uno mi fa la domanda di italiano. È matematico. Domani, quando mi siedo, il primo che apre la bocca e butto il fiato, la prima domanda che mi fa è di italiano. Ho capito, brigadiere, sto dicendo, domani, quando andrai davanti alla commissione, la prima domanda che ti faranno è matematico che italiano. Ah, quindi li fanno insieme italiano e matematico. Vabbè, va. Cominciamo una domandina facile facile, va bene? Sui verbi. Allora, io mi lavo, tu ti lavi, egli si lava. Che cos'è? È domenica. Come a dire che oggi puzzano, perché... No, questo è lo strascico di ieri, perché stanno ancora col profumo di pulito. Vabbè, brigadi, non era quello che mi volevo sentir dire. Senti, hai fatto i test psicoattitudinali? No, infatti. Quelli li fai sicuramente, perché vogliono vedere come stai messo con il cervello, infatti. Come sta agile, no? Quindi domani, quando vai davanti all'esaminatore... ti dirà una serie di parole in velocità e tu dovrai dire l'esatto contrario. Contrario veloce, diciamo. Per esempio, bianco. Contrario nero. Oh, allora, sei pronto? Nasco pronto. Bianco. Nero. Alto. Basso. Lungo. Corto. Grasso. Magro. Astuto. Astuto. Appiccio. Astuto. Oh, astuto la luce, appiccio la luce. Mai ti hanno detto Luigi astuto la luce? No. A casa tua la luce sembra gente. Sì. Andiamo avanti. Come sei messo con l'inglese? No, l'inglese è la perfezione, che ho fatto un corso di una settimana. E la... Put the glass on the table. Cioè? Metti il bicchiere sul tavolo. Of course. E che significa of course? Di corsa. Perché non si può mettere piano piano? Vabbè, puoi scegliere di mettere piano piano. Vabbè, comunque qua le domande le faccio io. Va allora, bene. Se per esempio in inglese vuoi dire vieni qua, come dici? Vieni qua, il cristiano sta là, devi venire qua, lo punto con gli occhi, come here, e quel viene qua. Cristiano sta là, vieni qua, lo punto con gli occhi, come here. Bravo, che e quel spezzato di gambe, vieni non qua. Non ti avrei dato 5 cd. Vabbè. Brigadier, basta, passiamo all'altra domanda, sempre in inglese, se vuoi dire vai là. Vai là. Che Cristian sta qua, deve andare là. Se sta qua non lo può spuntare con gli occhi. Non lo possiamo puntare, ma... Oh, se sta qua e deve andare là, sì. Io vado là e faccio come here. E c'è tutto come here, brigadier. Non andiamo bene, brigadiere. Come sei messo con la storia? In mezzo in mezzo. Vabbè. Altra domandina facile faccio che pure i bambini saprebbero rispondere. Allora... dove vivevano gli antichi galli? Negli antichi pollai. Gli antichi galli. Oh, l'antico contadino aveva gli antichi galli e le antiche galline negli antichi pollai. Si prendevano le antiche uova, si mangiavano le antiche frittate. Brigadier, gli antichi galli vivevano in Francia. Francia? Sì. E allora si mangiavano le antiche omelette. Di tua sorella, brigadiere. Brigadiere, andiamo avanti. Come stai messo con la geografia? Attorno. Vabbè. Vediamo un po', oh, Madonna Santa. Allora, in quale mare è immersa l'Italia? In un mare di merda. Brigadier, non è quella la risposta. No, è precisa quella la risposta. Come sei messo con le scienze? Sopra sopra. Madonna, in mezzo, attorno a torno, sopra sopra. Una cosa giusta, giusta, no, Allora. Chi produce la pappa reale? Ah, è facile. La regina Elisabetta. Che capro dici, brigadiere? Come la regina Elisabetta produce la pappa reale? Voi immaginate, la regina Elisabetta, coron, si mette un grembiule, va nella cucina e fa la pappa reale per tutta l'Inghilterra. Vabbè, più reale di quella. La pappa reale la produce l'ape. 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 La pecorina. La pecorina! La pecorina! No, la conosco quella posizione, preferisco la pecorina. Ma è spoetizzato, qua proprio cadere le braccia a terra. Voi uomini avete rotto, voi e quella posizione. Cioè io che sono una donna, se dovessi pensare a un uomo e una donna che fanno l'amore, se penso a lui sopra di lei, vede gli occhi, vede le labbra, vede i capelli,
lui sotto di lei vede i fianchi, vede i seni. Ma in quella posizione che cosa vedi? Comunque cosa vedi? Ieri sera ho visto Juventus Milan. Come finite? Che mi sono distratto a un certo punto. Andiamo avanti. Come sai messo con la matematica? Che poi è risaputo che l'80% dei carabinieri non conosce la matematica, Com'è? L'80% dei carabinieri non conosce la matematica. L'80%? Ma quasi la metà. Siamo a posto. Brigadier, su un ramo ci sono 10 uccellini. Ma. Ne spari uno. Quanti uccellini rimangono? Nessuno. Come nessuno? E se sparo volano tutti. Vabbè, non era quella la risposta, ma mi piace come ragioni. Ah, ti piace come ragiono sì, io? Va bene. Cioè, ti piace come ragiono va io? Bene, no? Va scusi, bene. Posso fare io una domanda? Tu devi fare la domanda a me. E visto che ti piace come ragiono. Allora, su una panchina stanno tre donne. Me. Stanno mangiando il gelato. Me. Una lo sta leccando. E lei, e lei, e lei. Una lo mangia a morsetti, e gne gne gne, e gne gne. L'altra lo succhia, e mua, e mua, e mua. Quale delle tre donne è sposata? Ma. Beh, che capo di domanda è questo? Ma. Non lo so, vabbè. Allora, un attimo, Sulla panchina ci sono tre donne. Allora, una donna sta mangiando gelato. Una lo lecca. Lo lecca, Una lo mangia a morsetti, gne gne gne. E l'altra lo succhia. Chi è quale sposata? Delle tre donne è sposata? Fratello mio, che ti devo dire? Quella sposata sarà quella che lo succhia. La risposta esatta è che la donna sposata è quella che porta la fede. Però mi piace come ragioni. Guarda, brigadiere, io più ti guardo e più mi ricordi una figura mitologica. E che cos'è? Comunque cos'è? Non sai che cos'è una figura mitologica? No. Medusa, corpo di donna, testa di serpente. Anubi, la famosa figura mitologica, corpo di uomo, testa di cane. E Minotauro, un'altra famosa figura mitologica, corpo di uomo, testa di toro. È possibile che tu non conosci neanche una figura mitologica? No, allora se per questo conosco io tante figure mitologiche, corpo di uomo e testa di cazzo. Tu sei una di quelle. Aspetta, oggi che... Che cos'è? No, che cos'è? Madonna. Che cos'è, Brigadier? Che è successo? Non lo so, a un certo punto così sta guardando a terra, non capisco che cosa è successo. Che cos'è la ginnastica, lo stretching? Ma Brigadier, mo ti strappi i pantaloni, stai attento. Brigadiere. Cioè se ci... Che siamo ho perso una lente a contatto. Non ho capito. Ha perso una lente a contatto. La lente a contatto ha perso. Mannaggia. Ma come si fa a perdere la lente a contatto? Cioè, quando prende... Come si fa? Un istante prima ce l'hai nell'occhio, l'istante successivo non ce l'hai più. Perfetto. Ma mi dà fastidio un occhio, come devo fare a guidare? E non guidare tu, fai guidare il collega, scusa, per forza devi guidare. Che sta guardando? Non lo so, il controllo. Che cos'è? Il ballo, questo è un ballo, nuovo ballo dell'estate. Ballo di gruppo? Ballo di gruppo, no, sto guardando contro luce. È già la miseria. Ma piace? Come devo fare? Ma dà fastidio un occhio. Per forza che dà fastidio un occhio, ma non è una cosa normale. Non è che possiamo stare tutta la serata a cercare la lente a contatto. Brigadiere! Ma io non lo so. Scusi, brigadiere, ma dove l'hai persa la lente a contatto? Non capi? Dietro al parcheggio. Come non capi? Dov'è che l'hai persa la lente? Dietro al parcheggio. E perché la stiamo cercando qua? E qua c'è più luce, là è buio. Ma vabbè, mo ce ne dobbiamo andare da qua. Scusate, un secondo che... Che cos'è? Un attimo solo. Però Michele, veloce, per piacere. Non è tanto normale. Non lo so. Siamoci. Michele, che ne so? No, che so, dottori. Aspetta, che mo chiedo, aspetta. Scusate. Sì, è un collega malato. È malato. Non so. Mi ha chiesto quando uno è malato. Me. Le scorregge le deve trattenere.
Ma questo è male. No, ma questo, no. A te ti parla normale, che mo dobbiamo parlare di scorreggi. Questo è il momento, il posto giusto. Questa è imbarazzata che ha mangiato le prugne. E faceva bene a mangiare le prugne. Scusa, non lo so, le prugne. Si sa che quelle sono lassative, diciamo. Non lo so, scusa. Comunque, le scorreggi sono una cosa naturale del corpo umano. Sia lontana, a Sepro, nell'altro paese, e le va a fare. Però non bisogna trattenerle, perché è pericoloso. È vero che è pericoloso. A trattenerle e scorregge posso provocare danni al cervello. Oh. Di giro. Ehi, Michele, falle veloci, falle. No, signore, non sono dottoresse, però dalla faccia che scorregge se ne intendono. Oh, dai, no. Michele, le scorregge non le devi trattenere, ha detto che sono pericolosissime. I danni? Danni al cervello. E nel senso, ti possono salire al cervello, poi ti vengono le idee di merda. E domani mo non ne posso fare più. Ah, no, ah, vabbè. Mo provi, aspetta. No, la domanda non è a voi. Ah, ma ci mancherebbe, tu fai queste domande, scusa. No, devo fare la domanda a loro e loro mi rispondono. Se ti vogliono rispondere, ti rispondo. Mi raccomando, che domande devi fare, Brigadier, che tu fai certe domande un po' strane. Beh, va, fai la domanda. Posso fare la domanda? Proprio lo stesso entusiasmo del 2 novembre. Ma posso fare la domanda? Oh. Devo andare alla stazione. Quello non vedeva l'ora di sfogarsi. Ha fatto il Però non ho sentito, devo andare alla stazione? Una presa la rincorsa in fondo, è facile. Ti hanno mandato di corsa proprio. Sì, però non è normale come lo fanno loro. Cioè lo fanno proprio, che si potrebbe fare in una maniera più morbida, più delicata, più rotonda. Tipo? E vai. Ah. No, fai vedere. E vai. Ah. Cioè si devono mettere a sconocchiare, no, per farti contento. Vabbè, si possono organizzare. Però voglio sentire il fatto le voci. Devo andare alla stazione. Hai sentito come sono intonati? Sembra che stanno a cantare. Hai tolto le parole di bocca. Bravi. Allora, facciamo una cosa. Questo lo facciamo diventare un ritornello di canzone. Ce lo cantiamo tutti quanti insieme perché porta fortuna. È vero che porta fortuna? Sì, porta fortuna. Fortuna. Sì, è vero. Ah, non ci credete? Noi abbiamo fatto uno spettacolo a Capodanno a Foggia. C'erano 8.000 persone. Tutti hanno cantato e vai. Sì. Tranne due. Ma a uno gli hanno fregato la macchina. Roba nuova, ci ho bloccato. L'altro si è seduto di culo su un cesto di fichi d'India. Dolore. I fichi d'India a fine dell'anno. E ci vuole fortuna. Addirittura a Pasqua abbiamo fatto lo spettacolo a Lecce. 11.000 persone, tutti hanno cantato e vai. Tutti. Tranne uno. Ma come si chiamava quel che è morto? Ma non dica che è morto, di la verità. Si è sposato, non è la stessa cosa. Dipende dal marito, diciamo da. Quindi, devo andare alla stazione? Non vedo la cagazza che fa. Che cosa è successo, mo? Ho trovato una persona. Sono tante persone qua. Che non ha ripetuto con noi. E vai. Ma porca miseria! Non vi faccio vedere chi è il campione della serata. Ma che fa? Lascialo stare. Che fa che non ha ripetuto con noi? E mo che ce lo dobbiamo mandare a casa, però pure voi potevate cantare. E lui già ha capito, penso un po'. Ma quindi ce l'hai, mo? Lascialo stare, il cristiano. Il Madonna sa. No, è duro. Ma che ce l'ha? Che me l'ha fatta a me. Fai così col braccino. Così. Ma chi stai parlando? Me. Me. Senta vergo, fai così. Non incrocia le braccia, allarga le braccia, fai. A te, bravo. No, giusto per far capire chi è che ha fatto la figura di merda. No, non si dice. Come no? Siato, non ti dice cosa è la persona. Come sa? Io faccio, devo andare alla stazione, è quello. No, signore, a te. Che non hai ripetuto il nostro versetto. Eppure te l'avevo detto, passi stanotte sul gabinetto. Signori, su questo palcoscenico stasera, Antonella Genga! Grazie! E ancora Luigia Caringella! Grazie a tutti! Signore e signori, Umberto Sardella! A noi forza, da qua! Luigia, Antonella ed io, più io che loro! Me! Che?
No. Siamo artisti e viviamo di pubblico. Senza di voi non saremo niente, quindi grazie, grazie a voi. Grazie. Soprattutto grazie per averci sopportato. E supportato, vabbè, a me la sopportate, una che la supporta. Vabbè. E ovviamente se questo spettacolo vi è piaciuto, mi raccomando, ditelo agli altri. Malauguratamente questo spettacolo non vi fosse piaciuto, agli altri dite che vi è piaciuto, così pure gli altri sapete una fregatura, perché a me sì e agli altri no. Intanto io voglio ringraziare, dove sta Salvatore? Salvatore, mi pare che sì, Salvatore Rubiti, che è stato il nostro gancio, si è messo come il pitbull e ci ha portati qua, ma soprattutto un grandissimo ringraziamento al Comitato Feste che ci ha portato qui per voi. Ancora su questo palcoscenico a seguire ci sono i Neri per Caso. No, non ci sono più. Ci saranno i bianchi per combinazione. Neanche i bianchi per combinazione. I grigi per scelta. Niente affatto. Signori. Ci scherzavamo sopra.